La tua fede vince la paura. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Accogliamo oggi il Vangelo secondo Marco, capitolo 4, dal versetto 35 al 41. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore. E si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Amen. Cari amici, oggi siamo di fronte ad un episodio molto importante nella vita dei discepoli, perché sembra un giorno come gli altri, sembra un passaggio da una parte all'altra del lago sulla barca come gli altri, ma in realtà sta per accadere qualcosa di importante. Sta per accadere una prova. E questa prova i discepoli non l'hanno da soli, ma ce l'hanno con Gesù, insieme a Gesù, perché Gesù è salito con loro nella barca. Gesù li sta accompagnando. Gesù è vicino fisicamente a loro. Arriva una tempesta, le onde si fanno sempre più alte, entra l'acqua dentro la barca, i discepoli vedono tutta questa calamità naturale, questo tempo tenebroso di burrasca, e io ricordo in uno dei diversi pellegrinaggi in Israele che abbiamo fatto, ricordo che una volta eravamo con i pellegrini su una barca, proprio lì sul lago di Tiberiade, e abbiamo visto una nube spostarsi verso di noi, l'acqua salire con le onde di altezza e vedere che da una parte era nitido, sereno, dall'altra parte non si vedeva nulla. Il lago di Tiberiade o mare di Galilea è davvero spaventoso quando è agitato. I discepoli hanno fatto questa esperienza, ma vicino a loro c'era Gesù. Che cosa capita di strano? Marco, a differenza degli altri evangelisti sinottici, dà un dettaglio molto importante e anche buffo, perdonatemi l'espressione. Gesù se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Anche gli altri evangelisti dicono che Gesù dormiva. Marco è un Vangelo scritto molto più vicino ai racconti da parte di Pietro e dei discepoli riguardo la vita di Gesù, quindi lui ha dei dettagli in più, più precisi. Gesù dormiva sopra un cuscino. Immaginate che buffo, che strano. C'è la tempesta, la barca si muove, entrano le onde, i discepoli sono spaventati, atterriti, Gesù dorme. Gesù è vicino a loro, ma dorme. E non dorme soltanto, ma dorme sopra un cuscino. Vi rendete conto? Io non so che cosa gli passava per la testa a Gesù, ma aveva un obiettivo. E poi non sappiamo se davvero dormisse o faceva finta di dormire. Sapete che ogni tanto capita.
genitori dormono di notte o la sera, il bambino viene, mamma, papà, e per non parlare insieme, stai dormendo, fai finta di niente, o il marito con la moglie. Allora, Gesù forse faceva finta di dormire, non importa, il fatto sta che non interviene, lascia andare la tempesta, fa finta di dormire o dorme davvero sul cuscino. Era Dio, aveva anche questa capacità. I discepoli sono scossi e lo svegliano dicendo: Maestro, non ti importa che siamo perduti, stiamo per morire e tu sei qui a dormire. Gesù si alza, minaccia il vento, dice al mare: Taci, calmati. Quindi vedete, parla al vento, stai zitto, parla al mare, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Immediatamente Gesù interviene, dopo che si sveglia, dopo che lo svegliano, e dice loro, ai discepoli: Perché avete paura? Non avete ancora fede? A questa affermazione, a questa domanda, i discepoli non sanno che rispondere. Erano con Gesù, c'era la tempesta, avevano paura, avevano la soluzione di tutto quello. Era Gesù. Quante volte anche noi abbiamo delle tempeste nella nostra vita, degli sconvolgimenti che ci turbano e sappiamo che Gesù è al nostro fianco, abbiamo coscienza eppure abbiamo ancora paura. La paura certamente è giustificata da tutto questo, dalla tempesta, dalla malattia, dalla morte, dalla solitudine, dallo scoraggiamento. Certo che è giustificata, ma Gesù sta dicendo una cosa differente. Se voi avete me nella vostra vita, non c'è spazio per la paura. Perché io sono il Signore. Io posso allontanare la tempesta, fare tacere il vento e il mare. Credi tu questo? Fede quindi vista come fiducia. Abbi fiducia che Gesù fa passare la tempesta. Gesù non dorme perché non gli interessa nulla, come tu pensi, come noi pensiamo. Non dorme perché non vede che tu hai un problema. Dorme perché è il Signore, ha la capacità immediatamente di intervenire. E quando vai da Lui, lo svegli, non gli dici stiamo morendo, lo svegli e gli dice: Maestro, è il tempo che tu placchi, che tu faccia calmare questa tempesta. E Gesù si alza e dice: D'accordo. E tutto tace. Qual è il nostro atteggiamento con Gesù? I discepoli avevano Gesù nella barca. Tu hai Gesù nella tua vita, nel tuo lavoro, nella tua famiglia, dove vai? Collabori con Lui, lo lasci intervenire nella tua storia, oppure quando sei al limite, hai provato tutti gli sforzi possibili e sei caduto e piangi, vai da Lui dicendo: Signore, allora dove sei? Cosa fai? È importante l'atteggiamento di fiducia. Oggi il Signore Gesù vuole che noi crediamo in Lui, che è il Signore che interviene. Lui vuole che tu riacquisti una nuova fiducia nella sua onnipotenza. E la tua fede, carissimo fratello, cara sorella, vincerà quella paura. E non ci sarà più posto per la paura, perché tu hai fiducia che Dio ha ogni potere nei cieli e sulla terra. Grazie, Signore Gesù, per l'insegnamento di oggi. Voglio presentarti le tempeste che sto vivendo. Ti presento, Signore, tutte quelle situazioni che mi stanno sconvolgendo, che mi stanno scoraggiando, che mi stanno abbattendo. Ho fiducia in Te, Signore. Ho fiducia che Tu
vieni per salvarmi, che tu vieni e puoi immediatamente allontanare il problema. Signore, manda anche oggi su di me il dono del tuo Spirito Santo, perché io abbia fiducia in te. Nulla è impossibile per chi crede in te, Signore. Allontana da me la paura e donami una fiducia sempre più forte in te e nella tua parola. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, cari amici, lo slogan motivazionale di oggi: la tua fede vince la paura. Quindi abbi fiducia, prendi coraggio, Gesù è accanto a te, e se sembra che dorme, sveglialo e digli: coraggio Gesù, c'è un nuovo miracolo nella mia vita da fare. Ti prego, fallo adesso. Gesù interverrà. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Carissimi, vi invitiamo al seminario online La guarigione del cuore. Il Signore Gesù ha la capacità anche oggi di curare il nostro cuore e di guarire le nostre ferite. Ecco perché vi offriamo 3 serate per pregare insieme e chiedere a Dio la nostra guarigione. Mercoledì 14, 21 e 28 febbraio. Iscrivetevi sul nostro sito web. Ascolta.